L'associazione Borgo Centore Nuova, in collaborazione con il Comune di Cello, le organizza la 13ª Sagra della Mozzarella. Dal 17 al 21 agosto a Borgo Centore, esposizione e vendita di prodotti enogastronomici, prodotti di bufala degli allevamenti dell'azienda bufalina Santa Lucia e dell'azienda DG Campania. Mozzarella di bufala DOC offerta da Caseificio 3C. Serate di musica e spettacoli, corrida e cocomerata free. E per la serata conclusiva ospiti Fabio Brescia e Deborina di Radio Marte. 13ª Sagra della Mozzarella, Borgo Centore, dal 17 al 21 agosto. Non mancare! Voglia di sole? Voglia di mare? Per le tue vacanze goditi l'estate. Scegli lidi e camping della Riviera di Minturno. Troverai confortevoli strutture balneari, attrezzate con servizi di ristorazione in spiaggia, area bimbi, solarium e zone relax, scuole di vela ed una vasta scelta di sport in spiaggia. Aree camping attrezzate con bungalow e discesa a mare. I lidi e camping della Riviera di Minturno ti offrono svago all'aria aperta, serate con eventi ed animazione per bambini. Vieni a trovarci o visita rivieradiminturno.it. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione di Golfo News. Guardiamo i titoli, vediamo quelle che sono le principali notizie di oggi e partiremo proprio da un grande arresto che riguarda la camorra napoletana, perché è arrestato un camorrista. È stato arrestato a Terracina mentre prendeva tranquillamente il sole sotto l'ombrellone. A Formia invece i rapinatori nella gioielleria di via Vitruvio picchiano la titolare ed una dipendente, ancora caccia ai banditi. Una notizia giunta da pochissime ore in redazione invece riguarda un motociclista di 29 anni che muore sulla Migliara 47, si era appena sposato. E poi vedremo l'evento calcistico che riguarda la città di Fondi, il Fondi Sport Village. Si credeva che non si facesse per colpa della crisi, invece è in arrivo il Fondi Sport Village anche 2013. E parleremo dei 90.000 euro destinati al liceo scientifico Alberti. Bene, i soldi hanno cambiato rotta, adesso vanno su altri lavori e vedremo nei dettagli anche questa notizia che riguarda la scuola pubblica. Apriremo la pagina degli eventi con la Sughereta in Festa 2013 a Monte San Biagio, è stato un successo davvero, si può dire, annunciato. E poi chiuderemo con Formia perché c'è la notte di San Lorenzo tra pochissimi giorni e a Formia la dedicheranno alla regina delle stelle, la scienziata Margherita Hack. Bene, andiamo nel dettaglio. Partiamo dalla notizia che avete sentito nei titoli che riguarda il camorrista arrestato a Terracina perché era al mare, sdraiato su un lettino a un lido di Terracina ed era lì per abbronzarsi. Così i carabinieri del comando provinciale di Napoli lo hanno catturato, un boss di 41 anni ritenuto elemento di spicco del clan del Polverino operante nei comuni del nord del napoletano. L'uomo residente infatti a Marano era però dal 31 maggio scorso ricercato per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzato allo spaccio internazionale di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini i militari hanno scoperto che l'uomo aveva spostato la sua residenza e quindi aveva trovato un nuovo posto per rifugiarsi in una, pensate, villetta lussuosa di Terracina dove stava tranquillamente trascorrendo le vacanze con la famiglia. Il camorrista ora è stato arrestato e condotto nel carcere di Secondigliano di Napoli. Momenti di paura nella gioielleria Ciano in via Vitruvio ieri nel pieno centro di Formia dove poco prima
delle 13, due uomini sono entrati nel negozio come dei normalissimi clienti. I finti compratori hanno chiesto di vedere dei gioielli e non appena è stato appoggiato sul bancone il contenitore con i preziosi lo hanno sottratto. La donna proprietaria è stata colpita con una maniglia della porta, staccata proprio per essere usata come un oggetto contundente dai rapinatori. I carabinieri della compagnia di Formia stanno ancora cercando di risalire all'identità dei malviventi ed è ancora da quantificare anche l'ammontare del bottino. Notizia di pochissime ore fa, morto un giovane uomo, 29enne, sulla Migliara 47, una motocicletta, si è schiantata sulla Migliara 47 a Pontinia, la moto sulla quale viaggiava un maxi scooter T-Max si è scontrata contro un'auto, forse durante la fase di sorpasso, nonostante poi l'immediato intervento dei soccorsi con l'ausilio dell'elioambulanza, per il giovane non c'è stato nulla da fare. La vittima è un 29enne di Priverno, Marco Fanti, infermiere che si era anche appena sposato. Caldo e afa non danno tregua alla provincia di Latina e anche un po' a tutta Italia, ma in provincia di Latina sono le fiamme ad avere la meglio. Sono davvero tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco, da evidenziare le operazioni di spegnimento di un vasto incendio nel territorio di Itri, in via Appia, all'altezza dei 25 ponti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e ancora le operazioni dei vigili del fuoco impegnati su un altro incendio di arbusti, è un'intera macchia mediterranea che sta bruciando nel Circeo, disagi anche sulla Pontinia a causa della densa nube di fumo. Brucia anche Sezze in via Sorana, le operazioni di spegnimento di questo grosso incendio sono ancora in corso. La crisi economica stava rovinando i piani, ma si dice non ci sia mai due senza tre e che non esista estate in provincia di Latina senza lo Sport Village. La grande festa dello sport torna a Fondi e c'è dal 24 al 1 settembre. Noi vediamo il servizio di Fondi Web TV. Da questa posizione che domina l'intera piazza di Fondi, l'intero centro storico, parliamo di una delle manifestazioni che ha dominato l'estate, le scorse estati della città di Fondi e della provincia di Latina, lo Sport Village, che quest'anno nell'edizione 2013 ha sicuramente avuto delle difficoltà come tante altre cose, ma che invece è stato fortemente voluto e richiesto. E quindi si farà a partire dal 24 agosto con Fabrizio Magaro, presidente dell'associazione Sport Events che organizza questo evento. Allora, perché, come ce l'avete fatta anche quest'anno? Innanzitutto grazie per questa possibilità che ci dà anche Fondi Web TV di presentare questa terza edizione. Hai detto bene, quest'anno la terza edizione, come già nelle prime due, era in programma nella prima settimana di luglio. Purtroppo la causa principale che ci aveva spinto ad annullare in un primo momento la manifestazione è quella prettamente economica, che purtroppo il periodo di crisi che attanaglia un po' tutte le attività commerciali, gli sponsor, quindi non ci permetteva di sostenere le spese, la copertura delle spese della manifestazione. Poi però è successo la cosa che da parte nostra ci rende più orgogliosi di tutto, che è quella che siamo stati spinti poi dalla maggior parte della popolazione di Fondi. Infatti io parlando con gli altri ragazzi dell'associazione qualche giorno fa abbiamo detto che il Fondi Sport Village quest'anno avrà due patrocini da parte della città di Fondi, uno istituzionale da parte del Comune di Fondi e uno prettamente popolare proprio da parte dei cittadini di Fondi, perché grazie a loro anche che si farà questa terza edizione, quindi ecco, ci siamo rimessi in moto nel giro di un mesetto, collaborando anche con il sindaco, un ringraziamento particolare va anche al senatore Claudio Fazzone, siamo stati ecco, contattati proprio da tutti, da tutta la città che ci hanno spinto a non mollare, a organizzare questa terza edizione che poi coinvolgerà in 10 giorni veramente tutte le fasce d'età. Porteremo i turisti come già è successo l'anno scorso. Se si pensa che
nella scorsa edizione abbiamo avuto oltre 5.000 visitatori a sera per 10 giorni, stiamo parlando di 50.000 persone in 10 giorni che hanno frequentato il villaggio sportivo, quindi anche a livello turistico e di rientro per le attività commerciali è un'ottima occasione. Avete una caratteristica, quella che alla fine ogni anno si arricchisce sempre di più e anche in questa edizione, per esempio, se vuoi parlaci delle attività che si possono svolgere e soprattutto di questa grande novità del calcetto che pare era aspettata veramente da tutti. Sì, alla fine sembra un po' un paradosso, ogni anno sembra che non dobbiamo riproporre la manifestazione, poi riusciamo all'ultimo momento a rimetterla in piedi e magari anche ampliando la manifestazione stessa. Quest'anno la novità clou, che poi è stata, sono due anni che ce la chiedeva veramente tutta la città, è quella di aver riporteremo il calcio a 5, il torneo di calcio a 5 in piazza, forse dopo circa 10 anni. Tutti ricorderanno le serate popolate della vecchia Piazza dei Gasperi con le tribune in ferro che venivano allestite. Adesso abbiamo la fortuna di avere un anfiteatro con più di 2.000 posti a sedere, quindi sarà una scenografia che forse, non so se nella regione Lazio ce ne sono altre, ma sarà unica. Quindi si partirà il 24 agosto con la classica inaugurazione, con la parata delle associazioni sportive e poi inizieranno tutti i tornei. Il torneo di calcetto sarà il campo clou. Comunque non abbiamo fatto mancare anche la beach arena, il campo di beach dove ci saranno gli sport da spiaggia, proprio per non abbandonare quello che abbiamo fatto dal primo anno, che è quello di creare una sorta di lido all'interno del centro cittadino. Avete delle importanti sinergie, quest'anno c'è anche quella con il Movimento Giovani con Futuro che sicuramente vi darà una mano, e infine volevo chiedere anche dove è possibile reperire tutte le informazioni. Sì, io ringrazio anche l'associazione Giovani con Futuro che ci daranno una mano in quella settimana e ringrazio anche tutte le associazioni sportive che partecipano, quelle che dal primo anno sono con noi, quelle che si aggiungeranno quest'anno. Massimo Meschino con la sua associazione MTM, che quest'anno avremo anche la Miss, Sport Village avrà anche una Miss, quindi lui curerà questa nuova attività, e le informazioni possono essere reperite tutte sia sulla pagina ufficiale del nostro sito, che è www.sportevensitalia.it, oppure sulla pagina Facebook Fondi Sport Village, dove basta digitare il nome, è possibile scaricare tutti quanti i moduli e i regolamenti dei vari tornei che ci saranno. Quindi facciamo un invito a tutta la cittadinanza, a tutti gli sportivi e non, a venire sabato 24 alle ore 20:30 a Piazza dei Gasperi, che ci sarà l'inaugurazione del villaggio sportivo, dove saremo presenti fino al 1° settembre, tutte le sere dalle 18 alle 24. Torniamo in studio, rimaniamo in tema calcistico, perché da un comunicato dell'US Formia 1905 Calcio ci arriva il nome del nuovo allenatore della squadra calcistica formiana, e si tratta di Gennaro Scarlato, 36 anni, un luminoso passato da calciatore con le maglie di Napoli, Vicenza, Torino, Ravenna e tante altre. Il neotecnico sarà la guida della squadra bianca-azzurra, che inizierà la preparazione pre-campionato da venerdì 9 agosto. E adesso, come dicevamo dai titoli, vediamo la notizia che riguarda gli studenti del liceo scientifico Alberti di Minturno, perché gli alunni non hanno fatto in tempo ad apprendere la notizia che riguardava i fondi che la provincia aveva mandato per creare un marciapiede, un accesso pedonale lungo la strada che porta al grandissimo liceo scientifico di Marina, che i fondi sono stati già destinati per altri lavori pubblici. Sembrerebbe
davvero strano, ma è così, 90.000 euro che la provincia aveva destinato al comune di Minturno per creare questi accessi pedonali, ora sembra che il comune li stia usando per investirli in altri tipi di urgenti lavori pubblici. Sembrerebbe però che a preoccuparsi degli alunni sia ancora una volta la provincia, che stia provvedendo ad un ulteriore contributo affinché non vengano messi da parte i lavori per gli studenti del liceo, e non ci resta che aspettare per vedere quanto denaro verrà realmente investito per le scuole pubbliche italiane. Apriamo adesso la pagina degli eventi e partiamo dal successo della Sughereta in Festa, che si è svolta a Monte San Biagio in queste calde serate del mese di agosto. Per chi si fosse perso questo particolarissimo evento di musica, festa, spettacolo e anche tanto buon cibo, lo vediamo insieme nel servizio di Fondi Web TV. Siamo amici della Sughereta, tant'è che noi quest'anno nella nostra sagra del vino moscato collaboreranno con noi proprio gli amici della Sughereta Villa San Vito, che faranno il loro catering, che sono specializzati in questo servizio, diciamo, ecco. Sono momenti per rinsaldare l'amicizia alla fine. Ma sono, a parte che siamo amici, però sono momenti per il rilancio del paese. Noi lavoriamo per gli stessi scopi, per gli stessi motivi, cioè cerchiamo di rilanciare un attimino turisticamente il nostro paese, e questo lo facciamo. Loro si sono inventati questa Sughereta in Festa, che è una gran bella festa. Noi invece abbiamo rilanciato la sagra del vino moscato, che sono 40 anni che si faceva, è interrotta per 10 anni, l'abbiamo ripresa e abbiamo avuto un bel successo già. Quest'anno sarà la quinta edizione della Sagra del Vino Moscato, ecco. E quindi lo facciamo proprio con questo scopo, di rilanciare il turismo per il nostro paese. Sono i prodotti della nostra terra, i prodotti tipici di Monte San Biagio, la chiave per attirare il turista? Sicuramente sì, sono proprio questi. Noi infatti siamo partiti con il moscato di Valle Marina, la salsiccia tipica di Monte San Biagio, e poi ci sono i formaggi delle capre bianche di qui del paese di Monte San Biagio. Noi puntiamo su questo proprio per il rilancio dei prodotti tipici del territorio. E tant'è che noi abbiamo portato questi prodotti in Val d'Aosta, siamo stati in febbraio-marzo in Val d'Aosta portando proprio i nostri prodotti, il moscato, la salsiccia, la calamita del lago di Fondi, quindi questo, oltretutto stiamo lavorando pure per farli conoscere fuori questi prodotti, per rilanciare proprio questi prodotti, ed è una gran bella cosa per noi sapere che sono apprezzati anche altrove i prodotti di Monte San Biagio. Sughereta in Festa 2013, un momento anche per il gemellaggio con il comune di Gressan. Oggi qui si è assaggiato un prodotto tipico vostro, le crespelle. Qui abbiamo lo chef, ci può spiegare che cosa hanno mangiato? Sì, le crespelle sono fatte, è un'idea che viene utilizzata, nel senso che vengono fatte delle crespelle che sono delle cialde fatte con uova, farina e latte e sale. È un prodotto tipico vostro? E poi vengono imbottite di prosciutto, fontina, e vengono cotte al forno con del parmigiano e della panna oppure besciamella. In questo caso abbiamo utilizzato della panna, abbiamo voluto portare perché degli amici qua ci hanno chiesto se gli facevamo le crespelle. E poi sabato faremo anche delle frittelle di mele, cioè daremo un primo e un dolce, che sono dei, diciamo, nella tradizione nostra, vengono portati avanti dalle famiglie e vengono fatti assaggiare, e noi abbiamo riprodotto questi. Come è andata oggi? È andata a ruba? Secondo me è andata abbastanza bene. Noi avevamo calcolato di dare via un assaggio di crespelle, un 400 porzioni, e sono andate tutte a ruba, è stato un successone. Vogliamo ringraziare gli amici del comitato qua che ci hanno invitato. Sughereta in Festa 2013, siamo con il dottor Angelo Dovidio, ex presidente della comunità montana, ex sindaco di Pastena, ex consigliere regionale, e questo è il modo, diciamo, di usufruire, diciamo, dei parchi e della natura qui in provincia di Latina. Ma noi abbiamo
veramente delle grandi risorse, risorse che ci sono state messe a disposizione da qualcuno che è al di sopra di noi. E non credo che fino ad oggi abbiamo dato una risposta positiva. Fino ad oggi abbiamo trattato la natura un po' così, in modo abbastanza superficiale. Pare che da qualche tempo a questa parte comincia a venire fuori un po' la cultura della conservazione, del rispetto della natura. Il rispetto della natura significa anche turismo, significa lavoro, significa, ecco, proteggere quello che in effetti è il nostro habitat, no? E allora io credo che una iniziativa come questa, che è stata messa su proprio per valorizzare questi ambienti e per cercare di far sì che tutto questo si traduca poi in una occasione di lavoro, in un momento anche concreto, vero, perché in un periodo così difficile l'idea che ha avuto Peppe, l'amico Peppe e tanti altri amici è stata ed è un'idea assolutamente eccezionale, per cui in un habitat del genere non potevano che fare questa iniziativa così importante. Turismo e natura possono essere compatibili in questo caso? Turismo e natura è il futuro della economia del nostro paese. E i nostri amici, il nostro amico Peppe e tutti i suoi amici qui a Monte San Biagio sono stati sempre un po' gli antesignani di questo discorso. Non sempre è stata recepita la loro idea, i loro progetti sono stati recepiti, ma credo che adesso un po' tutti si siano resi conto che è arrivata l'ora di dar retta a chi per anni ha promosso queste iniziative, e credo che la grande partecipazione popolare sia proprio la testimonianza che questa è la strada giusta. Torniamo in studio e parliamo di stelle, perché si avvicina la notte delle stelle, quella di San Lorenzo, e Formia la dedicherà interamente alla regina delle stelle, la scienziata Margherita Hack. Sabato 10 agosto alle 21, infatti, presso la terrazza panoramica del Teatro Remigio Paone di Formia, l'omaggio doveroso alla scienziata Margherita Hack, scomparsa nel luglio scorso. Nella notte per eccellenza dedicata appunto alle stelle, l'IPAB SS Annunziata, in collaborazione con il Teatro Bertolt Brecht di Formia, dedicano una piacevole serata sulla terrazza panoramica all'astrofisica italiana che ha portato alto davvero il nome del nostro paese nel mondo. Straordinaria ricercatrice, fu la prima donna a dirigere un osservatorio, si è spesa anche per la divulgazione e per l'impegno civile e politico. Nel corso della serata infatti sarà proiettato un docufilm sulla sua affascinante biografia, una storia che merita di essere sia raccontata che ricordata. Bene, per noi questa era l'ultima notizia, l'appuntamento è con le prossime edizioni di Golfo News.